Bentornati, oggi registrazione breve, episodio breve. Incominciamo con fare la situazione su questo grandissimo problema. Cioè, praticamente cosa è successo? Ho finito di costruire scorta da partita, ho finito di costruire le mura. Si è verificato sto bug del cazzo dove praticamente non so perché non posso costruire il secondo torrione di difesa armata. Né la porta con la feritoia della pece. Non so come sia successo. Adesso, in teoria, se volessi risolvere questo problema, ho preso i caricamenti vecchi di tre partite, di tre registrazioni fa, e ho visto che lì il problema non sussiste. Quindi dovrei tornare indietro di tipo 6-8 ore di gioco, ma per ora io direi di provare a fottercene, sperando che siamo più o meno a metà partita, se non sbaglio. Sperando che nei prossimi 5 anni di gioco non arrivi il principe e qualora arrivi non attacchi da questa porta perché non so cosa potrebbe succedere. Quindi non so, adesso nel caso potrei provare ad aumentare il numero di guardie di... quindi insomma questi ometti in blu che potrebbero, in caso di attacco diretto, quindi di entrata diretta, potrebbero rallentare l'avanzata e potrei anche farcela a difendermi nel caso. Però questa è la situazione, ho anche provato a riprendere caricamenti vecchi dalla stessa campagna che ho già giocato l'anno scorso. E anche lì questo problema non si era creato, è una cosa che forse non mi era mai successo, comunque non ricordo che mi sia mai successa. Quindi non so, a questo punto anche cliccando, stavo parlando con altri giocatori, mi hanno detto prova a cliccare qua nella zona dove non compare la porta e vedi se è semplicemente, tra virgolette, invisibile. Perché in quel caso cliccando comunque dovrebbe succedere qualcosa, cioè aprire questa schermata, invece non succede nemmeno quello, quindi non lo so, proviamo ad andare avanti e vediamo cosa c'è un po' da fare oggi. Allora, quindi dobbiamo continuare a costruire fabbriche, se non sbaglio. Qui avevamo avviato la produzione di carne e dovremmo anche avere già una rotta commerciale apposita, che forse è questa, sì. Altre merci da produrre potrebbero essere le ceramiche, anche se vedo che ne abbiamo abbastanza. Olio, per produrre olio dovremmo costruire degli impianti di pesca o ad Aalborg o ad Oslo che rilasciano oltre che pesce anche olio. Ma secondo me potremmo anche comprarlo, pelli ci farebbero guadagnare un bel po'. E forse dobbiamo aumentare anche il pesce. Dovremmo anche aumentare il pesce. Io direi anche però di aumentare la flotta, forse, vediamo un po'. Non proprio. Non proprio, però potrei avere più caravelle da utilizzare per trasportare vino dalla zona ovest della mappa. Quindi costruiamo una caravella. Lista contratti, non abbiamo nulla in lista. Caravelle, ok. E poi vado anche a produrre un'altra merce che... vedo che mi manca, che è la lana. Ok, oh porco. Mi aiuto un po' anche con questo convoglio. Quindi mi manca il legno, 50 di legno, anche cereale. Stiamo un po' bassi anche di cereali, vedo. Per ora però rimarrei così perché il cereale... no, dai, forse un'altra la costruisco. Anche canapa, devo fare un po' il punto della situazione perché se sto producendo pesce consumo anche canapa, quindi vediamo come stiamo messi. Ok, queste sono le mie, siamo al 100%, produzione 6.0, consumo 1.1, che arriverà penso a 1.5, siamo all'80%, vediamo un po' come va la situazione. Quindi qua costruiamo allevamenti di ovini per produrre lana, che è una merce che ci fa guadagnare tanto. No, cazzate, le stiamo già costruendo. Quindi potremmo costruire qualcos'altro. Sono in costruzione, 22 giorni, ok. Strade, pozzi, strade, così evitiamo che pervengano epidemie di peste.
torniamo indietro, no? Devo depositare anche i cereali. Imposto la vendita automatica, che non ricordo se è impostata, perché avevamo licenziato tutti gli amministratori commerciali. Sì, vendita 140, perfetto. Torniamo all'UBAC. Vediamo anche un po' la situazione dei pozzi, eccetera, eccetera, perché a un certo punto non è solo una questione di reputazione, ma anche di buona manutenzione di ogni città, quella di andare a costruire le infrastrutture, perché così la popolazione è più felice, più soddisfatta, vive meglio e quindi le fabbriche lavorano meglio. Apriamo quindi anche la cattedrale. Io il minimo che metto sono sempre 50.000. Non so quale sia il quantitativo esatto. Ok, mattone è un po' scarsino, strano. Eppure al 100%. Vabbè, boh, che te devo dire? 50, 50, facciamo anche 100, boh, anche qua riempiamoci per bene. Vediamo questo andirivieni a cosa porta, pozzi al massimo, strade ok, università, zecca, chiesa. In genere ospedali e chiese non potete costruirli se non sono state ampliate le mura. Ok, anche qua la nostra fama sta andando piuttosto bene. E i cittadini sono più soddisfatti di prima. Allora, per adesso lasciamo perdere, quindi proviamo a vedere ad Alborg come la situazione strada e pozzi. Pozzo ottimo, strada male. Ok, torno indietro. Vediamo ad Oslo. Male. A me una cosa che piace molto è veramente costruire le infrastrutture, perché poi la popolazione va a stare meglio. È come mettere olio all'ingranaggio proprio, va tutto meglio. I cittadini sono più soddisfatti perché vivono in una città più curata. Ok, le fabbriche quindi lavorano meglio. Qui. Ok, strade. 93, qua sicuramente c'ero già passato, ma mancano pozzi. Ma c'è ad Oslo, prima, se non sbaglio, ho visto che i pozzi stanno. Ok. Poi, Winderlich attacca di nuovo. Diciamo che è un momento in cui non mi va tanto di mettermi a cacciare i pirati, anche se un'altra caravella mi farebbe comodo. Quindi adesso vediamo anche un po' di una volta sistemata questa situazione, i pozzi, di vedere se è il caso anche di dare la caccia a qualche pirata. Ok, la caravella è stata costruita anche piuttosto velocemente. Perché cosa succede? Più una città è sviluppata, più abitanti, più sta bene, e più il cantiere navale è meglio lavorare il cantiere navale a tempi di, se non sbaglio. Forse sto dicendo una stronzata, ho sbagliato città. Forse sto dicendo una stronzata, ma se non ricordo male, i tempi di costruzione e riparazione si accorciano e vengono anche prodotte navi di diverso tipo. Ad esempio, cantieri poco sviluppati producono solo golette e caravelle. Poi, man mano che si sviluppa la città, incominciano a produrre anche vascelli e galeoni. Altra curiosità, non tutte le città hanno il cantiere navale, che è questo casotto qui sul mare, sul porto, anche Rostock ce l'ha Stettino, in teoria sì, o perlomeno in questa mappa di gioco, perché ogni campagna, oppure in gioco libero, in partita libera, la mappa cambia. Da un punto di vista geografico, a volte notate che le città sono fatte in modo diverso, eccetera. Anche Danska ha il cantiere. Mi sembra Malmo, no? No, Malmo non ha il cantiere, quindi può riparare navi qui nel molo, ma non può, come vedete, costruire navi. Nel frattempo qua sto provando a inseguire questo pirata, che mi sa che si sta andando a rifugiare in queste insenature, e ci dovrebbe essere quindi un villaggio. Però a me con la caravella fa gola. Non sono ben armato.
Vediamo come pugnali, sì, però. Ok. Allora, mi metto subito in fuga. Ah, no, 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 è lui che fugge. Ok. Quindi metto in fuga le navi senza capitano che sono più lente, soprattutto quelle più pesanti come questo galeone. E provo invece ad attaccare con la crava e la capitana, o perlomeno inseguirla. Vediamo un po' come evolge questa battaglia. Allora, siccome vedo che sono già veloce, lo sto raggiungendo, però provo un po' a zigzagare così acquisto velocità. E lo faccio girare controvento. Anche se vedo che non gira controvento. Sta riuscendo a mettersi in fuga. E forse non ce la facciamo. Non riuscirà a fuggire sicuramente. Quindi a sto punto io direi anche di provare a riattaccarlo. E vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo se ricompare. No, non ricompare. Però io avevo una goletta cattiva. Era una di queste. Allora, facciamo sempre scorta di armi, anche se è una bella spesuccia. Però servono, bisogna difendere navi e città. Armaiolo qua. Arcieri, balestrieri, forma unità, non posso creare nuove truppe. Io lo propongo. Aumenta esercito, sì. Ah, boh. Vabbè, volevo quella caravella, nulla. E qua ricompare, ci potrei anche provare, ma niente, a parte che è scomparsa. Niente, quindi riattivo la rotta commerciale automatica. E vado qui a costruirmi, come dicevamo prima, i pozzi. No, le strade. No, nemmeno. Beh, forse era malmo. Pozzi, ok, strada. Allora era Rostock. Cazzo, sì. Ah, grazie. Mi attacca lui. Con che io mi ha colpito. Bastardo. Bastardo. No, niente, mi metto in fuga, mi sta. Mi sta trucidando. Mannaggia. Qua ci vuole proprio una goletta da combattimento per forza. Ok, visto che vado a Lubeck, mi rimpiazzo anche le armi. Mentre qui costruiamo, quindi, un po' di pozzi. Bene. Poi, birreria, mi pare che dovrei costruire. Sì, perché qui. No, non qui, forse qui. Nemmeno. Allora sì. Continuiamo con questo processo di costruzioni. Andiamo a rimpiazzare le armi in questa nave in particolare. Mettendo di nuovo un mortaio e ripristinando la rotta. Ok. Qua costruiamo campo di cereale.
metto qua. E anche una birreria, va. Torno. Legno, mattone, utensile. Stettino, secondo me è una città che mi farà fare veramente tanti soldi perché consuma tanto utensile, stoffe, tutta una serie di merci che in questo momento sto andando anche a produrre in quantitativo massiccio, massivo. Mettiamone anche una qua, anche perché di birra ne serve veramente un fottio. E qui c'è la solita Cibeles. Ok. Poi vediamo un po' cosa si può fare d'altro. Mattone, legno è tantissimo, mi preoccupa un po'. Il legno mi preoccupa un po'. È un po' troppo, è un po' troppo, è un po' troppo. Non capisco perché. Mentre gli utensili, vediamo. Gli utensili incominciano ad essere un po' scarsini, quindi bisogna aumentare anche la produzione di utensili. E anche il ferro, due buoni. Quindi incominciamo a costruire delle officine. Dio buono. Delle officine qua. Ok, vado a costruirmi invece delle fonderie ad Oslo. Anche a tre, direi. Tanto il ferro è un qualcosa che vado sempre a rivendermi abbastanza. Lubeck, riunione, sala conferenze, accetta mozione. Vediamo come vanno queste votazioni. Bla bla, risoluzione. Ok, possiamo aumentare il nostro esercito. Quindi forma unità. Quindi cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a riprodurre la stessa situazione che avevamo creato prima che Van der Decken di Brema ci andasse a sequestrare tutti i beni, ossia stiamo andando a nuovamente ricostruire tutte le nostre fabbriche per più o meno andare a rifornire la città di tutti i beni che in genere mancano. Poi Orestes, 50 di mattone, 20, andiamo a costruirci anche impianti di ceramica, anche miele. Col miele come siamo messi? Non bene, non bene, non bene. Allora, facciamo una cosa, che costruiamo un allevamento d'api, lo mettiamo qua, poi torniamo a Lubeck. Di nuovo mattone, non so, boh, non mi ricordo le quantità per costruire ogni costruzione. Alcune le so, altre no. Costruiamo anche una fabbrica di ceramica. Ok, aspettiamo un po', forse. O forse ne mettiamo anche un'altra, dai. Ne mettiamo anche un'altra. La metto qua, sì. E anche a casa a sto punto, perché se sto aumentando le fabbriche dovranno anche andarci a vivere delle persone, e quindi casa. Allora, case, 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 vediamo come l'abitabilità. Siamo 92, 88, 85. Case di legno. Casa di legno, se ci esce anche una casa di pietra. Ci esce. Ok, torniamo a Lubeck. Ora, un'altra cosa che voglio fare è andare a trovare una
Una sistemazione per questa goletta. Merda. Cazzo, serve più cuoio. Sta a rompere un po' sta situazione. Quindi costruiremo sicuramente anche più fabbriche di carne, penso. Intanto il sale come va? Madonna. Mi basta il sale. Ufficio commerciale, merci. Andiamo a portare un po' più di sale, forse. Quindi la Lubeck, la Rostock, ok. Dalborg nel depositi, fai un 30. Che ci andiamo a coprire altre fabbriche, altri impianti della carne. Mentre dicevo che la goletta necessita de hombres. Qual era la? Revenant. Sì. Marinai Revenant. Al massimo. Perché mi vado ad armare una goletta in questo momento? Perché c'è un pirata che ha una caravella di cui mi voglio impadronire, è che è piuttosto scaltro e la goletta è una nave velocissima, anche se ha la pecca di poter portare pochi uomini. Faccio un capitano, vediamo in che condizioni è un capitano ottimo. Quindi devo caricarmi però anche i pugnali, non li ho? Sì, ce li ho già. Perfetto. Quindi andiamo qui, assumo il capitano. Assumo il capitano, pago una spia perché voglio capire dove si trova il pirata. Si trova, porco, ad Edimburgo. Qua però prima ce n'era un altro, vediamo se lo becchiamo lo stesso. E invece con questi convogli andiamo a costruire. Ma io non capisco perché mattoni ne ho così poco, veramente. Ufficio commerciale. Fa un po' strano questa situazione, però boh. Qui. E vabbè, che vedevo di. Allora, 50, 20, 20, il minimo per costruire l'impianto della carne. Altro allevamento di bovini, lo mettiamo qua, sempre io cerco di. Ah, merda, siamo vicini anche a questa porta. Comunque, vi dicevo, io cerco sempre di costruire più lontano possibile dai sentieri vicino alle porte, perché quando attacca il principe va a devastare tutta l'area vicina. Però in questo caso Alborg è fatto in un modo che per non lasciarle di scampo è tutto molto accorpato. Intanto eccolo qua, il figlio di. È fuggito, è fuggito, è fuggito. Madonna. Deve essere quindi una serie di villaggi qua vicini, ma è ricomparso. Ricomparso, ricomparso. Quando fa così, il gioco sembra. A me è sempre sembrato che lo faccia apposta perché. Cioè, non, è come se qualcosa del gioco, qualche programmazione del gioco vuole che tu non vada a intralciare quel pirata, oppure vuol dire che se scompare sta attaccando qualcuno, quindi è scomparso momentaneamente, oppure è entrato in qualche villaggio pirata. Eccolo qua. Adesso però devo riprendere. No, non lo posso attaccare, non capisco perché.
Allora, l'abbiamo ribeccato. Sono un po' concentrato, lo devo indebolire perché comunque ha abbastanza marinai ed è ancora abbastanza veloce. Cazzo. Ho notato prima che non mi permetteva di attaccare il pirata. Forse era perché, ma non ne sono sicuro, forse era perché non avevo impostato su convoglio questa nave. Anche se in teoria non dovrebbe essere così, però. Vediamo se riusciamo un po' a metterla in automatico in cattura, sì. Mi devo riallineare con la rotta. Purtroppo mi servono molte navi leggere, cioè caravelle e golette in questo momento, perché se devo andare a riavviare commerci nel mare del nord ad ovest, soprattutto con Colonia e Groningen, che producono il vino, devo avere navi che siano in grado di entrare nelle rotte fluviali, nelle foci dei fiumi. Vascelli e galeoni non possono entrarci. Ok, conquistata. Obiettivo raggiunto, torniamo a Lubeck. Io direi anche di chiudere quell'episodio. Volevo fare proprio un episodio un po' flash. Giusto per riavviare un po' quelli che sono i. La situazione che avevamo prima del casino che ha scatenato Van der Decken. Quindi metterei allora. Riportiamo la velocità lenta. Io faccio uscire la caravella conquistata dal convoglio e la riparo. La riparo, vediamo anche la costruzione. Ripariamo un po' tutto, va? Costruzione, vista contratti, caravella, galeone, la nostra è la caravella. Ok, grande. A mattone ci siamo. Non vorrei che si fosse creato qualche errore di nelle rotte automatiche, perché prima avevo visto che c'era veramente poco mattone e non capisco perché. Vediamo se c'è mattone nelle altre città, vuol dire che c'è un errore, che mi è già successo in qualche partita fa. Qua c'è la peste. Madonna, anche qui la situazione è tragica proprio. Faccio stoffe sicuramente, sì. Andiamo a prenderle. Andiamo a prenderle. Scarichiamo queste merci. Intanto il ferro è sempre un po' bassettino. Un po' bassettino. Qui come siamo? Non stiamo messi male. Oslo. Ma non lo so, c'ho un po' di pensieri. Con la produzione avviata, i cittadini non stanno troppo bene. Ok. Allevamenti di bovini a go-go. Rimpatrio. Allora, lasciamo gli utensili che verranno venduti in automatico, prendiamo le stoffe, torniamo indietro. Dai, comunque come guadagni non stiamo andando malaccio, qua un po' schifoso, non capisco perché cosa sta succedendo, adesso vediamo un po'. Vabbè che stiamo costruendo molto, quindi ci sta anche un po' di perdita. Il legno però mi sta scassando la minchia veramente troppo. Allora andiamo un po' a costruire più officine. Però anche ad abbassare la produzione di legno perché è un po' troppo. Il magazzino trattieni. Sì. Utilde, ok, facciamo riparazione generale.
Orestes, ok. Ok, allora, nel prossimo episodio cosa dovremmo andare a fare? C'era arrivata una lettera tempo fa che ci diceva che Londra aveva dei gravi problemi. Jacob Blank ci diceva che Londra aveva dei gravi problemi e doveva rialzarsi. Quindi io penso che andremo a costruirci un ufficio commerciale a Londra, o andiamo perlomeno a farlo già da subito. Depositiamo qua 50, 50, 50. E quindi proveremo anche a vedere un po' cosa non va in questa città. Avvieremo una rotta commerciale che collegherà sicuramente il Baltico, quindi questa area qui, con il Mar del Nord. Ne approfitterò anche per prendere lana Brooks e vino Colonia Groningen. Mentre a Londra dovremmo andare sicuramente a sollevare un po' la vita di queste persone, che vedo che hanno comunque sia un ottimo quantitativo di birra, ma mancano di carne e cuoio, miele, pelli, pesce che lo stiamo producendo, quindi ottimo. Hanno un ottimo prezzo delle stoffe, che dove potrei andare a guadagnarci. Avranno sicuramente bisogno di utensili, come sto già vedendo. Quindi non dovrebbe essere difficile. Dovrò costruire sicuramente strade, pozzi, eccetera, ampliare cattedrali. Perché no, magari anche costruire qualcosina. Tipo potrei produrre lana in questa zona, anche se sarà un po' difficile da trasportare. Sì, vedremo un po', insomma. Comunque, queste sono le cose da fare. Dobbiamo andare a ritornare a costruire tutte le fabbriche che ci sono state tolte. Mentre andiamo a vedere un po' anche a Stettino, ma anche il legno. Lo sapevo. Ma anche il legno lo andiamo a comprare per ora, e nella prossima partita invece ci andiamo a avviare una rotta automatica, magari con questa navetta che ci andrà quindi a rifornire di legno Stettino e a riportare a terra la birra prodotta. Quindi con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio.